Signore e signori, amici sportivi, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Prato Sport. Anche questa settimana andremo alla scoperta delle manifestazioni che hanno caratterizzato il weekend nella nostra città. Sarà davvero una cavalcata interessantissima. E allora cominciamo parlando di atletica, parlando però più che altro di recupero dopo possibili infortuni. Sì, perché lo sport, purtroppo, lo sport agonistico e non solo, produce anche degli infortuni. E a Prato c'è un luogo dove l'infortunio viene chiaramente gestito in maniera particolare. Ci racconta i dettagli la nostra Diletta Bitors. Come potete vedere, sono circondata da attrezzi. Tutti questi attrezzi li potete trovare nella palestra Sport e Fitness Equilibrium, dove si mette insieme lo sport, il fitness, il benessere e la ginnastica posturale. Un equilibrio appunto perfetto tra lo sport ed il benessere. Prima di affrontare qualunque sport dobbiamo essere in un'ottima forma fisica. In caso di dolori, l'unica salvezza, si sa, sono gli esercizi posturali. Abbiamo incontrato alcune eccellenze pratesi che ci raccontano come si prendono cura dei loro clienti e quali sono i benefici di questi esercizi. Partiamo dal nome, Sport e Fitness Equilibrium. Allora, il nome originario è Sport e Fitness. Qualche anno fa abbiamo aggiunto questo Equilibrium perché ci sembrava stretto Sport e Fitness. Noi lavoriamo molto sulle ginnastiche posturali, sul Pilates, su attività che comunque puntano al wellness, al benessere. E quindi se il titolo dell'attività deve rispondere poi a quello che uno trova all'interno, questo equilibrio ci sembrava riorganizzare meglio le cose. In realtà il progetto Equilibrium consiste nel accompagnare persone che magari ci sono arrivate per problematiche un pochino di schiena, posturali, e che poi una volta risolta la situazione volevano continuare a fare un'attività che fosse soddisfacente, appagante. Cosa collega l'attività posturale allo sport e quindi al benessere? Poco, perché nell'attività sportiva consegue una performance, una prestazione, e quello è l'obiettivo. Nell'attività che facciamo noi è il benessere, cioè il recuperare una corporeità, una percezione del corpo che ci faccia stare meglio nella vita di tutti i giorni. Quali sono le attività principali che si svolgono in questa palestra? Allora, noi partiamo dalle ginnastiche proprio per la schiena, quindi la back school, passiamo poi alle ginnastiche posturali, che è già una contaminazione con la back school, poi passiamo al equilibrium e wellness, poi passiamo al fitness sostenibile. Abbiamo visto una palestra attrezzatissima, i tapis roulant, le ciclette, e qui vediamo un sacco di strumenti. Ce ne parli un po'? Allora, gli strumenti che vengono usati qui sono i più vari. Si parte da palle grandi, palle medie, ma anche palle piccolissime, che servono a eseguire degli esercizi che possono avere un effetto decontratturante sulla muscolatura. Usiamo elastici, usiamo fasce. Una semplice fascia di questo tipo può essere molto utile per ridonare elasticità alla muscolatura della persona. Gli elastici per avere una tonificazione molto progressiva rispetto al carico che può dare un bilanciere. Questi attrezzi venuti fuori con il Pilates, che sono il roller, l'half roller. Queste sono delle semplici palline che noi utilizziamo per vari esercizi semplici, quindi non facciamo i giocolieri ma li usiamo come attrezzi proprio funzionali all'attività. Oltre alla ginnastica posturale e i classici macchinari da palestra, in questi anni per il benessere fisico tanti sportivi provano il Pilates. Lavoriamo con il mat work, quindi con il lavoro a terra, non abbiamo i grandi attrezzi ma abbiamo tutti quelli che sono i piccoli attrezzi, per cui si avvicina in qualche modo anche alla ginnastica posturale. Io penso che i nostri clienti, insomma, ce lo dicano poi loro, sono contenti
movimenti e la loro postura insomma, è migliorata. E poi nella gestualità quotidiana. E poi il Pilates è valido anche perché se uno va a sciare, va a giocare a tennis. Quanto dura una lezione di Pilates? Una lezione di Pilates dura circa un'ora. È adatta a tutte le fasce di età? Direi di sì. Direi noi diciamo comunque come consiglio si adatta poi anche, perché ci sono vari livelli, per cui si può partire da un pre-Pilates, si può partire da un Pilates primo livello, si può fare poi un livello avanzato. Quindi noi abbiamo delle classi dove comunque suddividiamo nei limiti del possibile, suddividiamo le persone e quindi sì, si può fare a quasi tutti i livelli. Ripartiamo e andiamo sotto canestro. È il momento di fare il punto sul basket nella nostra città. Se parliamo di basket, l'equazione è semplice. Basket, ovviamente, il nostro Niccolò Landi. Sentiamo. È tempo di ricostruire. La Sive Commerciale, ancora in fase di smaltimento dalle delusioni playoff, inizia a programmare la nuova stagione. Senza il capitano Jacopo Corsi e con un roster da rifondare, la dirigenza laniera sembra intenzionata a ripartire con coach Pinelli per una nuova annata alla rincorsa della promozione. Si parla già di futuro per la Sive, un futuro che vedrà coach Pinelli in panchina? Sì, penso proprio di sì. Insomma, ora, martedì si parla insieme alla società come tutti quanti gli anni. Mi hanno sempre dato grande fiducia e non posso che ringraziarli, sia il gruppo, la squadra, ma comunque sempre anche la società, e i sostenitori, gli sponsor e tutto il consiglio. Siamo comunque ogni settimana in contatto, in stretto contatto, comunque siamo tutti quanti aggiornati anche sulle settimane dei ragazzi, quindi le premesse per far bene ci sono. La differenza la dovrà fare comunque il continuare ad essere gruppo e a cercare durante la settimana di alzare il livello della qualità dell'allenamento anche attraverso anche il gruppo delle giovanili. Infatti non a caso ora in questi giorni stiamo valutando tutta una serie di under 20, di under e di giovani che possano magari entrare e dar mano già dalla preparazione di agosto, insomma, però si parte un po' in anticipo proprio per avere la pista pronta ad agosto quando ripartiremo. Grande certezza sarà la cantera dei Dragons, capace di sfornare talenti già pronti per integrare il roster della prima squadra e iniziare il proprio percorso di maturità con la maglia pratese. Senti, ormai è passato già qualche giorno da gara 4, quella che ha sancito la promozione per Montevarchi, si comincia a pensare al futuro. Sappiamo che Corsi smetterà di giocare, c'era qualche dubbio su Vannoni, Marchini con le questioni di lavoro. Come è messa la Sibe per il prossimo anno? Beh, allora diciamo innanzitutto sarà un campionato comunque difficile come quello di quest'anno sicuramente, perché 14 squadre sono scese due squadroni come Pontedera e Empoli, chi salirà ancora non lo sappiamo, ma se fosse con le Valdelsa o comunque Campi sarebbero due ottime squadre. Quindi ci sarà un po' da rivedere la squadra, smetterà come hai detto Capitan Corsi dopo tutte queste stagioni, incerto, ma probabilmente non potrà dare il 100% Vannoni, e anche Marchini che continuerà a lavorare a Milano, quindi ci sarà comunque da lavoro per il nostro team manager, direttore sportivo Stefano Scarselli, che avrà sicuramente da trovare qualche giocatore, anche perché i nostri giovani sono in crescendo, siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, cerchiamo di allestire anche una squadra under 18 che sarà il serbatoio proprio per la prima squadra. Per parlare della Sibe, un sogno che si è sgretolato a pochi passi dalla fine, una serie con Montevarchi comunque equilibrata, dove la fisicità, l'atletismo e anche la gioventù dei valdarnesi ha prevalso. Un pensiero su quella è stata comunque una stagione ultra positiva per il basket pratese. Sì, stagione ultra positiva, giustamente abbiamo pagato qualcosa nelle trasferte, perché
vuoi per tanti infortuni, vuoi per quel periodo tragico che abbiamo subito a metà di campionato, però diciamo i nostri supporter che ci hanno seguito si sono comunque penso divertiti, perché su 20 partite casalinghe della stagione ne abbiamo vinte 17. Abbiamo purtroppo toppato gara 1 con Montevarchi perdendo 56-53 su punteggi che sui quali non eravamo soliti giocare, però insomma sono cose che nello sport succedano. Loro sono arrivati tutti molto ben messi e pronti, noi purtroppo ancora con qualche infortunio, e poi la partita con la quale il nostro playmaker Marchini ha dovuto saltarla per motivi di lavoro, però purtroppo siamo comunque dilettanti. Percorso lungo ed appena iniziato, come sarà la SIBE di domani? Spada giapponese, una disciplina davvero intrigante, affascinante, tutta da scoprire. E allora andiamo a capire di cosa si tratta, andiamo a cercare di analizzare tutti i segreti di questa disciplina orientale presente a Prato. Vediamo! Alla Fribudo non si pratica solo sport. Da 11 anni la scuola d'arti e discipline orientali fondata da Alessio Oltremari e Gianna Giraldi educa decine di allievi a diversi tipi di pratiche. Una di queste è la spada giapponese, non solo un modo per allenare il corpo, ma una vera e propria palestra per l'anima. Il signor Oltremari, che è il fondatore, un po' il padre di questo movimento, chiediamo prima di tutto che cos'è questa spada giapponese. Allora, la spada giapponese è una disciplina che vuole educare sia il corpo che lo spirito e rendere il più possibile sano il proprio corpo e lucido il proprio spirito. Era una disciplina che veniva praticata appunto dai guerrieri giapponesi, i samurai, proprio per questo scopo, per renderli sia abili che lucidi e presenti a loro stessi sia nel momento della battaglia che nella vita quotidiana. E in questo senso, proprio per queste qualità che coltivano in chi la pratica, può essere una disciplina utile ancora oggi. Una domanda più personale: come le è nata questa passione per la cultura giapponese? Allora, io ho iniziato 44 anni fa a praticare judo. Poi ho cominciato un po' più tardi a viaggiare, andare in Giappone per cercare di perfezionarlo. Ho conosciuto mia moglie che lavorava all'università di Waseda a Tokyo, è italiana ma lavorava lì e che è interprete di questa lingua. Insieme abbiamo pensato di creare un posto appunto molti anni dopo dove poter offrire ai nostri amici, alle persone che vogliono associarsi a noi, la possibilità di poter usufruire anche dei nostri contatti, delle cose che avevamo creato, e piano piano si è creata una cerchia di amici che insomma vivono insieme a noi queste realtà. Esercizio, costanza sono i capisaldi per riuscire a destreggiare l'arte della spada giapponese, una pratica che affonda le proprie radici nella più antica cultura del sollevante. E alla Fribudo è possibile ancora respirare quell'area di tradizione e dedizione. Lei è un istruttore di spada giapponese, le chiediamo come si svolge una lezione, se così si può chiamare, per questa disciplina. Allora, la lezione di spada giapponese parte sempre, come tutte le discipline giapponesi, dai fondamentali, per cui si inizia chiaramente con la pratica da soli e sostanzialmente con la spada si cerca di ripetere in continuazione quei 5, 6, 7 movimenti tipo che poi, diciamo, come un puzzle poi vengono inseriti e praticati e sperimentati all'interno di forme concatenate di esercizi. Quindi esiste un esercizio nell'esercizio.
quando si fa i fondamentali, quando si pratica i cosiddetti fondamentali, non è soltanto una pratica fisica o tecnica, ma è anche un modo, la ripetizione di questi fondamentali è proprio un modo per cercare di non attaccarsi ad un concetto, a uno stato d'animo, ma cercando di, diciamo, far entrare dentro noi stessi, dentro il corpo, questa pratica. Oltre all'aspetto, diciamo, fisico, che comunque il corpo si muove, ha trovato anche nella sua vita quotidiana dei vantaggi nel praticare un'attività del genere? Sì, effettivamente aiuta tantissimo anche nella vita quotidiana, perché è un modo di rapportarsi anche all'avversario che ti fa riflettere, prendere misura nei confronti della persona che hai davanti, e questo serve sempre anche nella vita quotidiana, no? Se si ha la passione per la cultura nipponica e per tutte le sue sfaccettature, non solo quelle legate a discipline motorio sportive, la Friburgo è il luogo perfetto per trovare un angolo di Giappone anche a Prato. Che cosa ha di speciale, secondo lei, a suo parere, la spada giapponese? Diciamo che è un, se uno la vede soltanto come un esercizio fisico e l'oggetto in sé, diciamo, se uno la vede così, voglio dire, non è molto diversa da una scherma o comunque da una qualunque cosa che si può fare con, una, con un utensile, con un oggetto. Se uno invece la studia, magari la pratica, ha la fortuna anche di praticarla insieme ad altre discipline giapponesi come il judo, per esempio, o va bene anche le altre, jiu-jitsu, queste altre cose qua, fatte in un certo modo, con il contatto con le persone che l'hanno magari anche insegnata, anche in Giappone per esempio, allora può essere, diciamo, l'interessante può essere che non diventa più un esercizio fisico, cioè, perché c'è anche una ricerca di quello che sta alla base, e alla base ci stanno tante cose, la lingua, la mentalità con cui la praticano laggiù e con cui si cerca di praticarla qui. È un po' dietro, diciamo, come una punta di un iceberg. Qui si vede dei movimenti, però poi dietro c'è qualcosa di un po' più storico anche. È il momento di fare il punto sull'attività del ciclismo in questo weekend, perché veramente è un momento particolare, siamo nel clou della stagione. Allora facciamo il punto sulle manifestazioni più interessanti che si sono svolte in questo weekend in città e dintorni. Vediamo. Molti atleti della Work Service stanno pilotando il tricolore Acco, che anche oggi ha fatto una gara d'attesa. Davvero, questo ragazzo è bravo, quando ci sono gli eventi li prepara nella maniera giusta. Guardate, manda i compagni di squadra a rintuzzare i corridori che provano a prendere le prime posizioni. Abbiamo visto Ettore Mugnaini ed eccolo qua adesso con una pedalata agilissima che fa questa grande trenata e mette in difficoltà gli avversari. Ha preso una ventina di metri, 8 corridori davanti che vengono a disputarsi a San Giusto il titolo di campione toscano. È partita la volata, vediamo ancora tutti i corridori allarcati, esce Nencini della Fosco Bezzi, ma esce anche il tricolore Acco che fa una gran volata e vince. Acco su Biancalani, corridore di casa che è rientrato nel finale, poi Nencini, Matteucci, Benedetti, Draghi e Spinelli. È una grande soddisfazione, soprattutto pensando al fatto che questo sport è uno sport di sacrificio e che comunque sono venuto qui per fare questo sacrificio. Mettere questa maglia per me è un onore e sicuramente darò il massimo per rimettere quella che è sotto tra 2 settimane. Scenario unico domenica 3 giugno a Carmignano per la Medicea, terza prova della Coppa Toscana Vintage. Memorial Enzo Coppini, primo trofeo Giuseppe Olmo, cicloturistica con bici d'epoca. Scenario, come dicevamo, da favola, cornice suggestiva del villaggio mediceo e il mercatino Dantan con l'esposizione di bici e accessori da collezione. Abbigliamento mostra a tema,
presenza di ricambisti artigiani legati al mondo del pedale vintage, provenienti da diverse regioni d'Italia. Ma sul tutto l'addetto stampa e tesoriere della Bisenzia Gianni Roselli ci dice molto di più. Siamo contentissimi, abbiamo fatto il record di iscrizioni, il tempo ci ha assistito, la piazza è straordinaria, verrà veramente un evento direi con i fiocchi, quest'anno siamo contentissimi, contentissimi. Quanto sono gli iscritti? Abbiamo passato i 150, siamo oltre 160, quindi battuto il record e stiamo andando sui 170, quindi siamo contentissimi, veramente. Quando si lavora bene si arriva anche a questo. Dobbiamo ringraziare il comune di Carmignano, la famiglia Olmo, che ci ha messo a disposizione tante cose, compreso la villa, la paggeria. Ieri sera è stato fatto un evento bellissimo, siamo stati veramente bene, grazie a tutti. Ieri grande cronometro, grandissimo risultato, veramente. Allora Gianni, insieme a te vediamo il percorso. Allora, i percorsi sono tre, faccio breve sintesi. Il percorso più importante, il percorso lungo, tocca, partiamo da qui, Bacchereto, andiamo poi alla villa la Medicea della Magia, passiamo poi da Valenzatico, andiamo alla villa del Poggio, patrimonio UNESCO, dal Poggio puntiamo diretto verso Artimino, villa Castelletti e ritorno. Sono 85-88 chilometri, ma di buone gambe. Medicea in tutti i sensi. Medicea in tutti i sensi, cioè noi abbiamo avallato in pieno il nome e lo portiamo avanti con forza. Facciamo un salto a Vaiano, in Val di Bisenzio, dove nel prossimo weekend lo sport sarà protagonista con una manifestazione davvero interessante e tutta da scoprire. I dettagli con la nostra Diletta Bitorso. Ancora una volta lo sport scende in campo per una buona causa. Domenica 10 giugno alle 15 al Parco Ferri di Vaiano ci sarà la prima edizione dell'evento Con lo sport nel cuore, in memoria di Mattia Casini. Con lo sport nel cuore rappresenta tutta la giornata, un modo per avvicinare i ragazzi, i nostri giovani allo sport, con tutte le associazioni sportive che fanno sport a Vaiano lì in Cangione, e una finalità molto più ampia, che è quella di, come dire, pensare anche a chi è meno fortunato di noi e ha bisogno di una ricerca importante per alcune malattie che devono essere sconfitte. Noi siamo particolarmente contenti di questo. Ripeto, poter vedere gomito a gomito associazioni che magari non si conoscono e che hanno un'occasione insieme per dialogare, per confrontarsi e per instillare nei nostri giovani i valori della realtà sportiva, ci sembra quanto mai importante. Lo sport a Vaiano va alla grande, tutte le società hanno appoggiato il progetto. C'è stata una risposta piena delle società, che devo dire l'hanno fatto con tanto entusiasmo, e questo ci riempie d'orgoglio. Segno che nei cittadini vaianesi il sentimento di solidarietà, di amicizia, di condivisione è ancora molto alto. Una bella iniziativa appoggiata dal comune di Vaiano per la raccolta fondi per l'associazione Amico di Valerio, associazione amica del Maier di Firenze a sostegno della ricerca sui tumori cerebrali. L'associazione Amico di Valerio nasce nel 2011 per volere dei genitori di Valerio, proprio Ida e Giovanni, anche lui malato di tumore cerebrale, e poi dal 2013 io e Roberta, mia moglie, genitori di Mattia, abbiamo iniziato questa collaborazione con Amico di Valerio, che praticamente lo scopo principale è la raccolta fondi per la ricerca sui tumori cerebrali infantili. Come si svolge il programma della giornata di domenica? Domenica praticamente dalle 15 le associazioni sportive di Vaiano, ognuna avrà un suo programma specifico a cui parteciperanno i bambini delle società e a cui potranno partecipare tutti i bambini che saranno presenti domenica. Un pomeriggio ricco di sport, con tutte le società sportive di Vaiano che organizzeranno prove ed esibizioni. Ci sarà anche una mostra fotografica allestita nei locali del Circolo Tennis, una performance di danza e un concerto musicale dei ragazzi dell'Istituto Bartolini di Vaiano. Una festa per lo sport, per Vaiano e per tutti i volontari dell'associazione Ollus Amico di Valerio. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Prato Sport. Ci siamo divertiti, più che altro siamo andati alla scoperta di discipline davvero interessanti e piene di curiosità. L'appuntamento quindi è rimandato di 7 giorni, venerdì prossimo, ore 21:20, solo e soltanto su TV Prato, con Prato Sport. Alla prossima, ciao!